Egregi colleghi, partecipanti al forum, ogni volta mi sorprendo, che vengo qui abbastanza spesso, e mi sorprendo che quel pensiero che fu espresso 8 anni fa dal professor Fallico di creare un forum del genere con questo stemma, brand complessivo di Eurasia, mi sembrava fantastico. Perché in Italia? Perché improvvisamente qui dobbiamo discutere i problemi euroasiatici? Ebbene, adesso che è l'ottavo forum che stiamo facendo, se il primo era nel 2008, insomma ormai non c'è dubbio alcuno che l'idea era giusta, fruttuosa, e è diventata fruttuosa non solo perché determinate condizioni oggettive ci hanno spinti a questo, ma perché in Italia si sono trovate delle persone, e poi anche nella Federazione Russa e ormai anche in altri stati, che non sono indifferenti alle sorti del continente euroasiatico e non sono indifferenti a come si svilupperà la nostra sinergia, la nostra cooperazione. Ogni intervento, io sono funzionario di Stato ormai da tanti anni, ho sentito tanti interventi nei forum internazionali, internamente al nostro paese, di regola inizia con le seguenti parole: stiamo vivendo tempi difficili. Cioè l'impressione, e probabilmente è davvero così, che ogni epoca abbia le proprie difficoltà, e la cosa più importante è che queste difficoltà non ci portino a delle azioni sconsiderate, come per esempio dei conflitti armati. Le difficoltà c'erano e ci saranno, e oggi, per rispondere alla domanda di come devono svilupparsi le relazioni tra l'Europa e l'Asia, e qui abbiamo già sentito molto nelle risposte a questa domanda, ebbene dobbiamo renderci conto di determinate realtà. Cosa accade nelle questioni dell'integrazione? Cosa accade nella politica che va a influire su questa questione? Se prendiamo l'anno passato, l'anno scorso ci siamo riuniti qui in ottobre, ci sono stati una serie di avvenimenti che influiscono sulla valutazione della situazione e quindi sul processo di assunzione delle decisioni. Innanzitutto, la comunità economica euroasiatica si è allargata, ormai è diventata un'unione, quindi anche la qualità, non solo la quantità, si è ampliata. In secondo luogo, ci sono tutta una serie di cambiamenti in altre strutture nel continente euroasiatico. Se prendiamo la comunità degli stati indipendenti, l'Ucraina ha congelato, ha fermato, interrotto la propria collaborazione nell'ambito di questa comunità. È aumentato invece il numero degli stati che fanno parte della Convenzione di Shanghai, e anche questo è un nostro spazio euroasiatico. 2 nuovi membri. Un nuovo osservatore, e cioè la Repubblica Bielorussa della Russia Bianca, e anche questo va a modificare il quadro generale della nostra integrazione. È stato qui già ricordato la creazione della comunità transoceanica commerciale. Anche questa è una nuova realtà di cui bisognerà tener conto. In politica, di questi cambiamenti, di queste particolarità che accadono, se ne è già parlato. E si è già parlato del fatto, e tutti noi sappiamo, di quel che accade in Medio Oriente. Adesso c'è un nuovo tema, un nuovo argomento che è continuamente in televisione, nella carta stampata, e cioè il problema della migrazione di massa in Europa. Sullo stesso sfondo, contemporaneamente, ha luogo un certo rallentamento della politica delle sanzioni nei confronti della Bielorussia, e in generale poi la Repubblica Bielorussa non è esattamente
il membro più grande della comunità dello spazio euroasiatico, eppure svolge un ruolo sempre più attivo, ma di questo probabilmente parlerà il mio collega e amico vice ministro degli esteri che è seduto vicino a me. Vorrei solamente esprimere la mia opinione che talvolta questo rallentamento supposto, previsto delle sanzioni viene presentato come una sorta di regalo a quello Stato che sotto quelle sanzioni vive. Invece, secondo me, è un ritorno alla normalità, a delle relazioni normali che non devono presupporre sanzioni alcune, soprattutto adesso, in un periodo di crescenti processi di integrazione. Spesso queste sanzioni divengono inefficaci e dannose. Perché inefficaci? Perché quando dichiarate o qualcuno dichiara una sanzione nei confronti di uno Stato che faccia parte di una certa unità economica e commerciale nell'ambito dell'Unione doganale, non potete dichiarare una sanzione contro tutti i paesi membri della Unione Doganale, è solo uno Stato, quindi con tutti gli altri Stati continuano delle relazioni commerciali ed economiche normali, ma quelle merci che sono giunte in quei paesi da paesi terzi a quel punto hanno libera circolazione, quindi l'efficacia di queste sanzioni diventa assolutamente dubbiosa, insomma è lo strumento come tale che non è, diciamo così, non è molto moderno, bisogna cercare altre forme. E si pone quindi una domanda che qui abbiamo sentito e che il dottor Prodi ne ha parlato e anche altri intervenuti: cosa è primario e cosa è secondario? Determinati desideri geopolitici che influiscono sulla cooperazione economica. Probabilmente in questo c'è una buona parte, una gran misura di verità. O lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali che influiscono sui capi di Stato che prendono determinate decisioni politiche. Probabilmente anche questo è un fattore che evidentemente non si può non tenerne conto. In questo modo tutti noi qui convenuti, in un modo o nell'altro, parlando dello sviluppo delle relazioni economico-commerciali, influiamo sull'assunzione e assumendo determinate decisioni, firmando contratti, accordi, influiamo su quei politici che prendono decisioni politiche tenendo conto dei propri interessi economici. In questo senso vorrei approfittare della situazione ed esprimere ancora una volta la mia riconoscenza e riconoscenza sia al governo della Repubblica Italiana sia a tutti coloro che hanno organizzato e svolgono ormai quanti anni questo forum, esprimere davvero la mia riconoscenza e il mio ringraziamento e la mia certezza che questo non resterà non notato senza che ci sia una reazione per migliorare una situazione generale nel mondo. Il moderatore qui ci ha avvisati, cerchiamo di intervenire brevemente perché ormai abbiamo sforato col i nostri orari. E in questo io mi sono ricordato un caso di quando 5 presidenti della comunità economica euroasiatica sono intervenuti in un'università davanti a degli studenti in Kazakhstan. Gli avevano avvisati che bisogna intervenire non più di 7 minuti a testa. Tutti i presidenti hanno mantenuto questo orario, tranne uno, il presidente della Kirghizia. Dopo 3 mesi ha perso le elezioni e ha perso il suo posto. Quindi questo esempio mi ha costretto a far sì che il mio intervento fosse davvero breve. Grazie.